Noi siamo convinti che sia utile ed efficace, non solo dal punto di vista, diciamo, per garantire l'efficacia, per migliorare l'efficacia del servizio, ma anche dal punto di vista della convenienza industriale, che questa azienda, il gruppo A2A, si dotino di un impianto di valorizzazione della frazione umida. C'è ancora spazio nel mercato dei rifiuti per questo, nel senso che la frazione umida sta diventando sempre più importante. Aumentano le raccolte differenziate, quindi aumenta la domanda di trattamento, ma aumenta e l'offerta di materiale da trattare, aumenta la domanda da parte dei suoli, da parte dell'agricoltura, di disporre di ammendanti, quindi dei materiali che garantiscano la fertilità dei suoli, la sostenibilità delle coltivazioni anche nel medio-lungo periodo. Quindi stiamo lavorando all'interno del gruppo per un impianto, per realizzare un impianto. Ovviamente, dopo aver individuato le tecnologie, ci stiamo orientando verso un impianto di digestione anaerobica, che è un impianto più moderno, più flessibile, consente di produrre sia ammendanti che biogas, che poi può essere valorizzato dal punto di vista energetico, trasformato in energia elettrica e termica e o immesso in rete, speriamo in un futuro, se le condizioni di vantaggio ci saranno. Oltre a questo, consente anche di, appunto, consente sia di ottenere un fertilizzante che un materiale, che un biogas. Quindi è un impianto più innovativo e più flessibile. Stiamo ovviamente ricercando la localizzazione. Milano ai tempi già ospitò un impianto di trattamento dell'umido, che era l'impianto di Muggiano, ma siccome l'impianto di Muggiano diede un po' di problemi alla città, fu chiuso appunto per i disagi provocati alla cittadinanza, nonostante l'impegno che ci mise ai tempi l'azienda per farlo funzionare. E poi per la densità di Milano è un po' difficile ritrovare all'interno del comune di Milano un'area idonea, per cui stiamo guardando anche alla prima cintura milanese e stiamo guardando anche in direzione di Expo. Expo sarà un'occasione molto importante, è fondata su valori di sostenibilità, sul concetto da valorizzare di cibo, di acqua, e quindi la valorizzazione della frazione umida sarebbe sicuramente un elemento interessante con cui rappresentarci anche in quel contesto, rappresentare l'azienda, ma rappresentare Milano, rappresentare l'Italia nel mondo. Sì.